Allora, dobbiamo capire come distinguere tra i punti stazionali, cioè io prendo x appartenenti a k interno, x con 0, F la supponiamo di classe C1 su A e A contiene K. Ok? Questa condizione è necessaria perché un punto sia di massimo o di minimo locale e anche globale, se è intero. Però una volta stabilito che il punto è stazionario, quindi ci sono due problemi. Uno è trovare i punti stazionari. Questo problema lo andiamo a esaminare nel dettaglio oggi pomeriggio come esercizi. Si tratta di scrivere il sistema: prima derivata uguale a 0, seconda derivata uguale a 0, ennesima derivata uguale a 0. Le variabili sono n, il sistema in generale è non lineare. Noi abbiamo imparato a fare i sistemi lineari, ma il sistema qua saranno lineari, un sistema a volte algebrico, a volte no, però è un sistema di n equazioni e n incognite. Essendo il sistema di n equazioni e n incognite, tendenzialmente questo ci dice, se fosse lineare, però le soluzioni anche lì non è detto che ci sia soluzione unica, perché, però diciamo che tendenzialmente le soluzioni potrebbero essere un numero finito di punti. Potrebbero, non è detto. Però vogliamo capire come si fa a distinguere i punti di massimo o di minimo dagli altri. Allora, ci ricordiamo la formula. Allora, il concetto è, nel momento in cui il punto è interno, x con 0 è interno, io mi posso muovere, se io ingrandisco, vi ricordate quella bx con 0 delta? Questa sta in u sta in k, aperto, che sta in k, che sta in a. Quindi qua mi ci posso muovere a piacimento. In quali direzioni mi posso muovere? In tutte le direzioni possibili, perché questa è una sfera che contiene il mio punto al centro e io mi posso muovere in qualunque direzione. Quindi, se io fisso una direzione ni e vado a scrivere il punto x con 0 più t ni, se t è compreso tra meno delta e delta, sto qua dentro. Quindi posso muovermi in qualunque direzione ni. Chiaro? Bene. Allora, ricordiamoci come si scrive lo sviluppo. Supponiamo che la mia funzione sia di classe C2, perché se è di classe C1 soltanto, poi vi spiego un altro metodo, però supponiamo che sia di classe C2. D'altro canto non è un'ipotesi bizzarra, se vi ricordate, per andare a distinguere i massimi e i minimi dagli altri punti, anche in analisi 1 andavamo a fare le derivate seconde. Anche se poi uno diceva, vabbè, però la derivata seconda sono complicate, è più semplice studiare la derivata prima. Però là era semplice studiare la derivata prima, perché magari la funzione era molto complicata, andare a fare la derivata seconda aumentava un sacco i pezzi. Viceversa, avevamo il discorso che l'intorno era un intervallo. Quindi studiare la derivata prima, se prima scendeva e poi saliva, o se prima era negativa e poi positiva, quindi la funzione prima scendeva e poi saliva, si poteva fare bene. Qua invece le direzioni sono tante, devo fare questa analisi per ogni direzione, manco basta. Quindi
se la funzione non è troppo complicata, le derivate seconde non sono troppo complicate, effettivamente può essere conveniente andare a fare le derivate seconde nell'intorno. Se esistono le derivate seconde all'intorno del punto, sappiamo che la funzione è differenziabile, è C2 perché, e se sono continue è C2 perché lo sappiamo. Ok, allora ricordiamoci che la mia f di x come si scrive? Si scrive come f di x con 0 più il gradiente di f lo 0, vabbè, mettiamolo in alto che sembra meglio, e mo l'avevo messo in basso, adesso lo metto in alto perché così in basso mettiamo poi le coordinate. Ok, più il gradiente di f calcolato in x con 0 scalare x meno x con 0, vi ricordate c'era questo qui che era lo spostamento, cioè x meno x con 0 lo spostamento, e si deve fare il prodotto scalare tra il gradiente e lo spostamento, più un mezzo hx con 0 moltiplicato x meno x con 0 scalare x meno x con 0 più lo scrivo qua sotto, o piccolo di norma di x meno x con 0 al quadrato. Oh, però se vi ricordate, noi abbiamo anche dimostrato che quando ho una matrice simmetrica reale AVV è compreso tra lambda piccolo norma V quadro e lambda grande norma V quadro. Lambda piccolo e lambda grande a Rn per n simmetrica, lambda piccolo, lambda grande il più piccolo e il più grande autovalore di A, inoltre se A V1 uguale lambda piccolo V1, A V1 scalare V, se A V uguale lambda V, A V V è proprio uguale alla, diciamo, chiamiamolo invece di chiamarlo lambda, chiamiamolo mu v, a mu norma di v al quadrato, cioè questa cosa v al quadrato, qui qua viene mu v, mu v scalare v fa mu, che è una costante, norma di v al quadrato. Questo vale per ogni autovalore. Cosa se ne deduce? Che queste disuguaglianze qui saranno in casi particolari delle uguaglianze. Quando mi muovo nella direzione dell'autovettore relativo al valore più piccolo, avrò l'uguaglianza di qua. E quando mi muovo nella direzione relativa al valore più grande, all'autovettore relativo al valore più grande, mi muovo, avrò l'uguaglianza di qua. Quindi queste disuguaglianze ci sono, però per particolari direzioni saranno delle uguaglianze. Adesso andiamo a particolarizzare questa scrittura andandoci a mettere al posto di x con 0 t nu. Allora qua scrivo che questa è la formula star con x con 0 stazionario e x uguale x con 0 più t nu. Ok? Allora, cosa succede? Chi sarà f di x? F di x sarà uguale a f di x con 0 più questo pezzo, il punto stazionario, che significa? Che il gradiente è nullo. Se il gradiente è nullo, questo pezzo è 0. E questo pezzo chi è? È
un mezzo pi quadro h di x con 0 nu scalare nu, dove nu è la direzione nella quale mi sto muovendo. Perché? Perché x con x con 0 chi è? T nu più o piccolo di che cosa? Più o piccolo di t quadro. Più o piccolo di t quadro. E qua motivo? La norma di t nu quando fa? Valore assoluto di t, valore assoluto di t al quadrato fa t quadro. Ok? Ok. Allora, questo richiamo adesso lo cancello. Anzi, cancello solo questa parte di qua. La cosa importante, cioè queste due disuguaglianze, le lascio. Quindi f piccolo di f di x meno f di x con 0 fratto t quadro, cosa sto facendo? Portato f di x con 0 a sinistra, f di x con 0 a sinistra, e divido per t quadro. Sarà compreso tra un mezzo, scusate, sarà uguale a un mezzo h di x con 0 nu 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 scalare nu più o piccolo di 1, sarà uguale a questo. Ora questo lo riscrivo qua sopra, un mezzo h di x con 0 nu nu, tra chi è compreso? È compreso tra un mezzo lambda piccolo e un mezzo lambda grande. Dovrei mettere norma di nu quadro, norma di nu quadro, ma la norma di nu fa 1. Questo, dove però stavolta lambda piccolo e lambda grande sono il più piccolo e più grande autovalore di h di x con 0. Quindi prima erano di a in generale, adesso sono di questa, della matrice Hessiana. Quindi che cosa succede? Che questa quantità è uguale a una quantità che è compresa tra questi due, tra queste due costanti. Costanti, queste non dipendono da t né da nu. Più un qualcosa che tende a zero. Cosa se ne ricava? Qual è la conseguenza? Lo scrivo, non voglio cancellare più nulla, lo scrivo qua sopra. Allora, conseguenze. Quindi se x con 0 è stazionario e tutti stazionario interno, come al solito, e tutti gli autovalori di h di x con 0 sono positivi, che significa? Che succede? Che qua questo numero sarà positivo, quindi questo sarà maggiore di una costante positiva. Quindi quando t tende a 0, quando t tende a 0, cosa mi succede? Che qua mi rimane una quantità positiva, perché questo tende a 0, questo è positivo fisso. Questo cosa mi dimostra? Che l'incremento, questo qua non cambia il segno, quindi anche il numeratore, l'incremento com'è? Positivo.
positivo. Allora, se muovendomi in qualunque direzione l'incremento deve essere sempre positivo, che significa? Che il punto è di minimi. Quindi se i valori sono tutti positivi, x con 0 è minimo. Ok? Se i valori sono tutti negativi, che significa? È massimo. Se i valori sono di segno misto, che significa? Sì, si chiama punto sella, cioè comunque non è né massimo né minimo, in certe direzioni fa così, in altre direzioni fa così. Né max né minimo. Questo qua si chiama punto sella. Per definizione, quando i datori sono di segno misto. Oh, che caso è rimasto fuori? Quando alcuni sono 0, i restanti sono tutti lo stesso segno. Per esempio, se i datori sono, siamo in area 3, 0, 0, 3. Allora, che cosa può succedere? O è minimo o non è nulla. Perché in una direzione fa così. Se in un'altra, in altre direzioni, gli incrementi fino al secondo ordine fanno 0, allora a quel punto cosa bisogna andare a vedere? Bisogna andare a vedere quello che rimane. Qua quello che rimane non è importante perché c'è questo che è più grande, quindi non può cambiare, far cambiare segno a questa cosa. Se quello è 0, pure lui, allora bisogna andare a vedere quello che rimane. Se quello rimane, bisogna andare cioè agli ordini superiori. Se questo incremento, in poche parole, è sempre positivo, è un punto di minimo, altrimenti no. Però la cosa non si può risolvere, quindi o è un minimo o non è nulla. Se i vari valori sono negativi e nulli, o è un massimo o non è nulla. Se invece gli valori sono di segno misto, non è né minimo né massimo, perché quello lo sappiamo, sì, che serve, che in alcune direzioni fa un incremento, nelle altre direzioni fa un altro tipo di incremento. È chiaro? Questo già l'avevamo accennato la volta scorsa. Quindi adesso la situazione per i punti interni, nei limiti del possibile, perché poi qui vedremo quando faremo degli esercizi che le cose sono più complicate. Cioè, tutto quello che ha detto è vero, però ci sono dei casi che dove è veramente difficile andare a stabilire. Chiaro? Ok. Cerchiamo però di affrontare anche questo. Allora, qui la teoria finisce per i punti interni. Punti stazionari, poi si vanno a vedere gli autovalori, poi vedremo come fare per giudicare gli autovalori di una matrice. Si scrive il polinomio caratteristico, vedremo come si fa. Questa qua è una matrice costante, perché è h di x con 0. C'è un modo abbastanza semplice per vedere se tutti i valori sono positivi e negativi. Non bisogna risolvere necessariamente la matrice, lo faremo nel caso di funzioni di due variabili o tre variabili. Ok? Va bene. Cerchiamo però di affrontare anche la situazione in un altro modo. Allora, se vi ricordate, noi abbiamo, adesso cancello tutto qui, abbiamo fatto altre osservazioni che riguardavano in alcuni casi particolari, cioè per le coniche, le cosiddette curve di livello, cioè dove la funzione era costante. Eh,
Ecco, qua ci volevano i gessetti colorati. Giustamente, io spero sempre che il Luis se ne dimentichi uno. Ma... non sono ordinato come lui, non mi ricordo la mattina di portarlo. Vabbè, lui ne ha più necessità perché deve fare disegni peggio di me. Cioè, non peggio qualitativamente, molti di più. Lui è molto bravo. Allora, prendiamo questa funzione qua, f di xy, una semplice funzione. Prendiamo la funzione x quadro più 2y quadro. Andiamo a studiare le curve di livello. Allora, innanzitutto questa funzione dove è definita? Su tutte le due. Dove c'è il minimo? Questo è banale, basta guardare. Dove c'è il minimo? Nell'origine, 0, 0. Nella somma di quadrati, meno 0 un po' vale, nell'origine vale 0. Se andiamo, per esempio, andiamo a studiare x quadro più 2y quadro uguale k, che succede? Queste sono tutte ellissi. Ho preso questa funzione perché queste ellissi sono già centrate dove sono centrate tutte le origini. Oddio, se k è negativo, cosa mi viene? Le soluzioni viene insieme vuoto. Se k è 0, mi viene questo punto. Quindi non è un'ellisse, sì, ma è degenere. È quando l'ellisse collassa in un punto. Se k invece è maggiore di 0, andiamo a vedere k maggiore di 0, per esempio x quadro più y quadro uguale 1, e l'ellisse come sarà fatta? Sarà fatta più o meno così. Vabbè, io ripeto, non sono un granché come disegnatore, però più o meno è fatta così, cioè è un po' schiacciata. Perché è un po' schiacciata? Perché, per esempio, se k è uguale a 1, le soluzioni quando y è uguale a 0 sono più o meno 1, quando x è uguale a 0 sono più o meno 1 sulla riga 2. Ok? Quindi sono un po' più piccole. Se k cambia, cosa succede? Niente, che queste ellissi semplicemente sono sempre dello stesso tipo, però sono o un po' più piccole o un po' più grandi. Quindi abbiamo una situazione ideale, cioè le nostre curve di livello, cioè assomigliano, non sono circonferenze, sono un po' deformate. Non possiamo pretendere che siano circonferenze, però possiamo pretendere che se la funzione in quel punto è definita positiva, cioè l'essiamo ha tutti gli autovalori positivi, quando k è molto vicino al valore del punto di minimo, in questo caso è un punto di minimo, che succede? Beh, non saranno propriamente delle ellissi, però effettivamente ci assomiglieranno molto. Questo capita quando la funzione, ripeto, è definita positiva. Che significa definita positiva? È questo caso qua. È una matrice simmetrica, quando tutti gli autovalori sono positivi si chiama definita positiva. Ovviamente quando tutti gli autovalori sono negativi si chiamerà definita negativa. Che cosa cambia tra definita positiva e definita negativa? Niente. Le curve di livello sono dello stesso tipo. Semplicemente è come se qua voi aveste, se voi qua ci mettete un meno, che succede? Che le curve di livello non cambiano, semplicemente la funzione invece di fare così, poi fa così. Era un grafico, un paraboloide che andava giù. Qua siamo nel dominio, quindi non si vede la funzione, non il grafico, si vede solo. Però sicuramente guardare il dominio e le curve di livello
è molto spesso meglio che guardare il grafico. Dice uno, no, è meglio il grafico, si vede subito. Allora, praticamente, qual è la situazione in cui avete il grafico? Cioè, avete presente le viste che fanno dell'Italia o di qualunque paese che si chiamano rama, qualcosa del genere, quindi disegno, fatte a disegno, in cui fanno le montagne a rilievo. E là c'è un'idea degli Appennini, sono esagerate le scale, però c'è un'idea di come è fatta l'Italia, di come è fatta la Francia, un'idea. Ma ci andresti in guerra con una mappa fatta così? No, perché non sai giudicare niente. Quando se andate a vedere qua, la guerra purtroppo c'è passata, se andate a vedere tutte le cose storiche sulle battaglie di Monte Cassino, ci avete tutte le mappe, come si chiama, topografiche. Ok? Allora vedete che ci avete tutte le curve di livello, dove le altezze, poi ci avete particolari simboli, poi ci avete, che ne so, da qualche parte qualche simbolo che fa così, là significa che ci sta il corso d'acqua, l'altro là ci sta una barra che significa un'altra cosa, cioè tutta una maniera di simboli che lì per lì non vi dicono niente, ma se voi studiate topografia e in particolare le carte magari militari, sapete muovervi benissimo su quel terreno guardando la mappa, perché vi date riferimenti precisi. Qui di tutto questo discorso noi stiamo facendo semplicemente la parte che riguarda che vicino ai punti di massimo o ai punti di minimo, se la funzione è definita positiva o definita negativa, definita positiva per i punti di minimo, negativa per i punti di massimo, le curve di livello più o meno sono delle ellissi deformate, almeno per valori di k molto vicini a quelli del valore di massimo e di minimo. Chiaro? Cioè voi dovete perturbare il massimo, per esempio, qua in questo caso il minimo vale 0. Se perturbate, se vedete k uguale a meno epsilon, la curva di livello scompare. Se invece avete k uguale leggermente positivo, la curva di livello è fatta così. Se in un altro caso il minimo fosse 10, allora se la curva di livello è 10 meno epsilon, non ci sta, scompare. Se è 10 più epsilon, saranno più o meno fatte così. Poi come sono fatte, schiacciate, sono sempre centrate nel punto di sconzerto. In questo caso nell'origine. Poi come sono girate dipende da come è fatta la funzione. Chiaro? Ok. Bene, in questo caso non solo sono centrate nell'origine, ma sono anche messe belle tutte orizzontali, con i due assi orizzontali. Vabbè, io vado a disegnare un po' di curve di livello. Ne disegno un altro po'. Vabbè. Consentitemi che i disegni non saranno perfetti. Oh, se disegniamo una nave, sono ben lungi ad essere perfetti. Per dare un'idea, basta, va bene così. Ora, adesso vi vado a disegnare K, perché fino a mo' di K non abbiamo parlato, la funzione è definita su tutto R2. Adesso andiamo a disegnare K, che è un triangolo, per esempio. Allora, K è fatto così. Allora, diciamo che qua la funzione valeva 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, mi sapete dire K è l'interno di questo triangolo, cioè K è uguale a T, T è il triangolo A, B, C, chiuso. Allora, qua è il minimo della funzione su. Allora, ci sono minimi o massimi interni? Come si fa? Il punto stazionale l'avevamo già trovato prima. È interno? Per come ho fatto il disegno sembra proprio che sia capitato sulla frontiera. Quindi se non è interno non ci stanno. Quindi i punti di massimo e minimo relativo interno non ci stanno.
qual è il punto di minimo della funzione su t? Ma no, ripeto, se il punto, l'origine, è il punto di minimo su tutte le due, ci sta sulla frontiera? Sembra di sì, da come ho fatto la figura. E allora sarà il punto di minimo su tutte le due, sarà 2 su t. Quindi, diciamo, se x, y appartenente a t implica che f di x, y è maggiore o uguale di f di 0, 0 che è uguale a 0 e 0, 0 appartiene a t ed è minore o uguale, qual è il massimo, il punto di massimo? A, per quale motivo? Lo vedete, no? A sta sulla curva di livello dove la funzione vale 5. E al di fuori di questa zona, altri punti non ci stanno. Allora, qual è il concetto? Il concetto è che la curva di livello a un certo punto, queste curve di livello, queste curve di livello possono essere fatte così oppure possono essere fatte così. Allora, diciamo che in questa direzione la funzione sta crescendo. Allora, se il mio k è questo, se il gradiente della funzione è così, cioè la funzione sta crescendo in questa direzione qua, qual è il punto di massimo? Questo. Cioè le curve di livello a un certo punto possono essere fatte come rette deformate, come ellissi deformate se stiamo vicino a un punto stazionario, possono essere fatte in questo modo se siamo vicino a un punto self, in altri modi ancora se siamo in condizioni che non sono quelle tre che abbiamo visto prima. Qua è un punto, diciamo, questi sono punti che non sono stazionari, qua siamo vicino a un punto stazionario minimo massimo, qua siamo vicino a un punto stazionario che è punto self. Se non siamo in questi casi, che però coprono la maggioranza di tutti i casi possibili che trovate nella pratica, può essere anche molto peggio. Però atteniamoci a questi, perché ripeto, al 99% incontrerete questi casi qua. Allora, qual è il concetto? Il concetto è che le vostre curve di livello spazzano il vostro insieme. Le curve di livello possiamo ordinarle. Come le ordiniamo? In base al livello. Io parto da quelle più basse e poi vado a descrivere quelle più alte. Le curve di livello non sono necessariamente connesse, possono anche essere sconnesse, possono essere due rette separate. Però poi questa complicazione la vedremo meglio negli esercizi. Però cosa succede? L'ultima curva, cioè quando io incremento k, l'ultima curva di livello che tocca il tuo insieme, dove lo toccherà? Nel punto di, cioè sarà l'ultima che lo toccherà, quella massimo ce ne sta. L'ultima curva di livello che tocca l'insieme lo lascerà, toccherà l'insieme nel punto di massimo. Se la stessa cosa, se vado all'indietro, l'ultima curva di livello che quando vado verso a scendere e tocca l'insieme dall'altra parte gli darà il punto di minimo. A un certo punto l'insieme se lo deve lasciare alle spalle, no? Perché se là la funzione è compresa tra, diciamo che qua la funzione vale meno 3, diciamo questo lo chiamo A, questo lo chiamo B, f di A uguale meno 3, f di b uguale 7, e la curva di livello 7 mi toccherà solo in b, poi me lo lascio insieme tutta la stessa parte. Quindi l'ultima curva di livello, quella che passa per il punto di massimo, lascerà l'insieme tutto dalla stessa parte. Però cosa potete notare anche dal disegno? Questo è un
Allora, qua e qua, questo massimo qua e questo massimo qua, cosa hanno in comune e cosa hanno di diverso? Allora, hanno in comune che sono punti di massimo. La curva di livello lascia l'insieme tutto dalla stessa parte. Allora, vedete, la zona dove la curva di livello vale 5, l'insieme sta tutto da questa parte qua. Tutto dentro, diciamo. In questo caso sta tutto verso le curve di livello minori. Quello che cambia è che questo era un punto, un vertice di un triangolo, qui non aveva l'insieme, la frontiera dell'insieme non era liscia. Qua invece è liscia, perché è una specie di patata. E quando la frontiera dell'insieme è liscia, che deve succedere all'ultima curva di genere? Deve essere tangente alla frontiera. Poi questa cosa la definiremo per bene, però si capisce che se io faccio piccoli spostamenti qui la curva di livello e la frontiera dell'insieme si confondono. Questo però, per descrivere questo, il fatto che sia una tangente, devo parlare di curve, e curve non ne posso parlare adesso, parleremo alla fine del corso. Chiaro? Quindi quando faremo i massimi e minimi vincolati sulla frontiera, la condizione necessaria per avere un massimo minimo sulla frontiera, qual è? La stazionalità sulla frontiera. Qual è la stazionalità della frontiera? Che la curva o superficie di livello deve essere, deve avere lo stesso piano tangente al piano tangente alla superficie o ipersuperficie, insomma, all'insieme delle, che stavate, alla frontiera dell'insieme dove stavate minimizzando o massimizzando. In R2 stiamo parlando di curve e di tangenti, in R3 di superfici e piani tangenti. Però intuitivamente un'ultima cosa voglio dire prima di fare la pausa per pranzo, poi ci vediamo con l'ora. Ecco, immaginate questa cosa, questa è K. Cancelliamo le altre situazioni perché non mi interessano più. Allora, questo è K. Le curve di livello le vado a descrivere tratteggiate. Allora, curva di livello. Che curva? Diciamo così, curva di livello. Facciamo meglio. Cioè, ingrandisco la situazione qui. Qui c'è una curva di livello che fa così. Cioè, qui effettivamente la tangente è la stessa. Però se andate a esaminare, ritolgo la tangente e rifaccio il disegno. Allora, questa è la frontiera e la curva di livello fa così. Cioè, in questo punto la tangente è la stessa, però la curva di livello fa così. Questo punto è di massimo o di minimo? Ah, meno male, né massimo né minimo. Perché non è massimo né minimo? Lo vedete che la curva di livello spacca l'insieme K, era questo qua. Una parte sta di qua e una parte sta di là. Che significa stare di qua o stare di là? Significa stare al valore della funzione sta al di sotto o al di sopra. Allora, se il gradiente della funzione è questo, allora che vuol dire? Che la funzione di qua vale di meno e di qua vale di più. Dice, ma come? Quando è l'ultima che tocca l'insieme? No, non è l'ultima, perché l'ultima magari sarà questa. Sarà un'altra che fa così. Capito? Un po' più in là,
cioè toccherà di nuovo, cioè andando a proseguire, l'ultima curva che tocca l'insieme sarà un altro punto. Hai capito? Quindi qua la tua funzione qua sta salendo, qua si ferma un attimo, qua continua a salire e poi qua ricomincia a scendere. Chiaro? Quindi dovete ficcarvi in testa questo. Una condizione necessaria. Allora, qua ve lo dico in R2, poi lo aggiustiamo in R3, poi lo vediamo. Una condizione necessaria affinché un punto sulla frontiera di R2, sulla frontiera di K in R2, se siamo in due dimensioni, sia un punto di massimo o di minimo, e che la curva di livello relativa al valore della funzione in quel punto lasci localmente l'insieme tutto dalla stessa parte. Cioè quella curva di livello comunque è una retta deformata, cioè per piccoli spostamenti. Ora l'intorno è un cerchio, quindi una retta deformata spacca il cerchio in due. Se la curva di livello è fatta così e l'insieme K è fatto così, allora questo è un, per esempio un massimo o un minimo. Ma se la curva di livello, se l'insieme K è fatto così e la curva di livello è fatta così, questa non è né massimo né minimo. È vero che hanno la stessa tangente, però la curva di livello passa da sopra, da fuori a dentro K, passando da fuori a dentro K, che significa che anche quel punto, anche se vedremo sarà stazionario sulla frontiera, anche sulla frontiera ci sono i punti che non sono né di massimo né di minimo. Poi capita, li vedremo oggi pomeriggio nell'esercizio. Ok? Poi formalizzeremo meglio tutto ciò quando parleremo.